Benvenuti a tutti, questo è un video che è legato in qualche modo a Look Comics e Games 2023. In particolare, quest'oggi vi mostrerò le due variant cover che Panini Comics ha portato a Look per quel che riguarda Topolino. In particolare abbiamo la variant cover del Topolino numero 3545 e del 3546. La prima dedicata al ritorno di PK su Topolino e la seconda dedicata al ritorno di Ductopia. Però sul Topolino numero 3546 è anche presente una storia molto particolare ed è di questa storia che oggi voglio parlarvi all'interno, come al solito, di Disney Comics and Science. Sul Topolino numero 3546, infatti, Bruno N. e Alessandro Pastrovicchio ci propongono il seguito del viaggio nella Luna, ovvero il viaggio attraverso l'impossibile. In questo caso, i paperi parigini dell'inizio del XX secolo decidono di intraprendere un nuovo viaggio nella dimensione particolare che era stata scoperta nell'episodio precedente, che peraltro è stato proposto in una versione deluxe veramente meravigliosa proprio qui a Look Comics 2023. In quell'occasione i nostri scoprono un universo parallelo perché a causa della gravurite riescono a superare la barriera tra le due dimensioni ed atterrare non sulla nostra luna, ma su una luna sempre rocciosa, ma piatta. Gli abitanti della luna, i seleniti, sono in guerra contro i glavoriani, gli abitanti del sole. Ed è proprio, a quanto pare, su questo rapporto conflittuale che si dovrebbe sviluppare proprio il viaggio nell'impossibile, almeno questo è quello che ci avevano anticipato i nostri autori alla fine del viaggio nella Luna. Una delle tante ispirazioni per quel che riguarda la costruzione comunque della storia delle due saghe sono alcuni racconti, diciamo così, mitologici dello scrittore dell'antichità Luciano da Samosata. In quegli scritti Samosata, lasciatemelo chiamare con la sua indicazione di origine geografica, descrive le due società di abitatori della Luna e del Sole che si trovano in guerra uno contro l'altro. Dal punto di vista strettamente scientifico, oggi sappiamo che in realtà sul Sole non abita nessuno perché il Sole è un'immensa palla di plasma, dove gli atomi si fondono uno con l'altro per creare atomi sempre più grossi. Sto parlando in particolare degli atomi di elio e di idrogeno che vengono fusi da appunto processi di fusione nucleare e creano sempre più elementi pesanti nella tavola periodica, pesanti rispetto ovviamente ad idrogeno ed elio che sono i più leggeri. Invece in questo universo particolare nel quale finiscono i nostri eroi è invece possibile avere una superficie del sole su cui atterrare. Tant'è vero che abbiamo un'immagine, una scena meravigliosa in cui i nostri eroi entrano addirittura all'interno dell'orecchio di un sole addormentato. Non c'è niente di più surreale e alla melee di questa scena particolare. Ovviamente viene mantenuto l'alta temperatura che è presente sul Sole e i nostri eroi sono in grado di sopportare queste temperature solo grazie a una ghiacciaia che sono stati costretti a portarsi dietro, tra poco vedremo da chi, e ovviamente grazie a delle maglie particolari costruite proprio grazie alla gravurite che permette quindi di isolarli in maniera molto importante rispetto alla temperatura, tanto che il personaggio interpretato da Archimede a un certo punto dice che senza quella maglia di gravurite sotto i vestiti loro si sarebbero sciolti invece di sentire una temperatura simile a quella che c'è ad agosto sulla riviera. Ora, perché si sono portati dietro una ghiacciaia? E questa cosa è molto interessante perché dà l'idea comunque di che cosa si pensava ancora all'inizio del XX secolo sulle stelle. I saggi, gli astronomi che vorrebbero dare l'approvazione alla missione hanno idea del Sole come, sì, chiamano una stella, ma per loro questa stella è un fuoco immenso. Non hanno idea realmente di come questo fuoco venga generato. Per avere un'idea precisa bisogna aspettare in effetti la meccanica quantistica. Certo,
Si aveva in effetti un'idea un pochino più raffinata di un semplice fuoco, e già alla fine del 1800, grazie a padre Secchi, e in pratica nata la nuova astronomia moderna, grazie allo studio degli spettri di emissione delle stelle. Si era infatti capito che erano delle vere e proprie fornaci chimiche le stelle, più che delle fornaci tipo appunto il fuoco che possiamo accendere nel caminetto e che sembra essere l'idea che hanno i saggi dell'Accademia delle Scienze parigina o qualcosa del genere. Ed è quindi una fortuna in realtà che questo sole faccia parte di un altro universo, che ha leggi fisiche leggermente diverse e che quindi si possa atterrare su un pezzo di roccia così caldo da generare energia verso l'esterno, e soprattutto la roccia che costituisce questa stella è tale per cui la graforite resta comunque solida allo stato, a quelle temperature di cui è soggetta. Prima della conclusione dei soliti saluti di rito, non mi resta che dare qualche parere un pochino più puntistico sulla storia. In particolare, mi è piaciuto comunque molto questo sviare di Enna dalla trama originale per costruire qualcosa di nuovo che in qualche modo ha omaggiato veramente. È stato molto interessante anche l'introduzione di Paperina all'interno della storia, mentre onestamente mi è piaciuto poco come è stato sviluppato il personaggio interpretato da Brigitta. Onestamente l'ho trovata forse anche un po' troppo superficiale. Devo dire che invece il personaggio interpretato da Philo Sgang è stato particolarmente interessante ed è stato sfruttato in una maniera ottima, andando a tirare fuori delle potenzialità che nell'universo disneyano normale, standard, non è riuscito a tirare fuori. Molto belli poi i disegni di Alessandro Pastrovicchio, che ho trovato ancora più eleganti rispetto al Viaggio nella Luna. In particolare mi è piaciuta la trasformazione grafica di Paperone, che è diventato in qualche modo un po' più Tariano. Le sue basette, tra l'altro, mi sono sembrate molto più vive, animate, rispetto a come non erano belle, precise e ordinate nel primo capitolo. Per cui devo dire che alla fine questa seconda puntata, questo seguito, mi ha pienamente soddisfatto. Per cui, arrivati a questo punto, invitandovi comunque ad acquistare il Topolino, perché io sono riuscito a leggerlo in anteprima, avendolo preso a Lucca Comics, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!